A gestire magari la prima paura in un bambino che non ha mai sciato? Si riesce a insegnargli a non avere paura? Si riesce con degli esercizi, cioè se io prendo un bambino, lo porto sulla seggiovia e gli faccio fare la pista nera la prima volta, il bambino è terrorizzato e non mi scia più. Quindi nel senso la propedeutica per i bambini è proprio iniziare a farlo a camminare sulla neve che prenda equilibrio sulla neve, perché anche gli scarponi non sono delle scarpe da ginnastica, quindi la camminata è leggermente diversa. Poi da lì si può iniziare a mettere solo uno sci, perché i bambini lo collegano al monopattino, quindi loro con uno sci riescono a scivolare e così non hanno paura, hanno fiducia che capiscono che scivolare sulla neve si diverte e non è pauroso. Poi pian piano si aggiunge l'altro sci e la prima cosa per non fargli avere paura è insegnarglielo a frenare, così il bambino è autonomo, sa frenare e non ha paura. E i bambini comunque si divertono sempre, perché in realtà imparano divertendosi, sentendoli anche la cosa che gli piace più fare sono i salti, perché non è solo una sciata in pista, voi gli fate anche un approccio al freestyle, al freeride. Sì, esatto, noi facciamo l'approccio appunto dalla pista al freestyle, al freeride. Cos'è che gli piace tanto? Perché la montagna è varia, quindi c'è il giorno che nevica e è bellissimo andare in mezzo ai boschi a trovare gli animali, c'è il giorno come oggi che è una giornata stupenda, che magari il ragazzino tutto il giorno in pista si annoierebbe, e quindi fare un mix tra salti e pista, il bambino si diverte sempre. Quindi a livello poi di proprio inizio noi utilizziamo, i bambini sci e scarponi, noi mettiamo a disposizione un tappeto dove possono camminare sopra e cominciare a fare le prime salite e camminate. Poi mettiamo dei conetti, delle palle, dei cerchi e allestiamo un parco giochi, diciamo, perché soprattutto le prime volte il bambino non riesce a stare concentrato per le tre ore come facciamo noi. Quindi un po' gioca, un po' fa qualche scivolata, un po' mangia la caramella, mangia, beve l'acqua e tanto prende fiducia con noi maestri. Allora, vi faccio delle domande difficilissime, vediamo se sapete rispondere. Prima domanda, come ti chiami? Federico. Tu? Margherita. Prima risposta esatta. Seconda domanda, vi piace sciare? Sì. Da quanto tempo sciate? Tanto. Tanto tempo? Sì, tantissimo. Quanti anni avete? Tu quanti anni hai, Marghe? 3. E tu? 3. E cos'è la cosa più divertente sulla neve? Fare il vulcano. Fare il vulcano. A te cos'è che ti diverte di più? Andare sulla seggiovia. Di più salire con la seggiovia o di più scendere con gli sci? Di più scendere alla seggiovia, di più andare alla seggiovia. E a te ti piace più scendere con gli sci o andare sulla seggiovia? Andare sulla seggiovia. La seggiovia è una cosa divertentissima. E poi invece questi qui, gli sci vostri, alla fine della giornata cosa fate? Dove vanno? Andiamo a sciare. E gli sci vengono sempre puliti e ritirati, è vero? Sì, nel calletto, e i bimbi li aiutano i maestri a pulirli. Perché i bambini si prendono cura di tutti i loro materiali, dei loro sci, è vero? Sì, perché i bambini sono molto grandi e rispetto a quelli del paese che devono pulire tutto. Tutti i bambini si prendono cura dei loro attrezzi, è vero Fede? Sì. E questa cosa che hai in testa come si chiama? Orecchie. Le orecchie sono attaccate al casco, è vero? E io ho degli sticchi che tantissimi, uno dei Minions e Everest e Zoom degli sticker dei Paw Patrol. E adesso ci fate un saluto, dite ciao Neve Italia! Guardando lì, guardando la telecamera così. Ciao Neve Italia! Ciao Neve Italia!